Alla Gavese con in volo mister Mario Pietropinto. Mister, innanzitutto ben ritrovate, un in bocca al lupo per questa nuova avventura. Volevo chiedervi, praticamente col suo avvento in panchina sono arrivati gioco e risultati. 7 punti in 3 partite, la dice lunga sull'operato di mister Pietropinto. No, niente, abbiamo dato semplicemente un poco più di, con tutta anche l'aspetto gestionale, un poco più di tenerezza e tranquillità all'ambiente all'interno di uno spogliatoio. Soprattutto ci si è reso conto un poco delle potenzialità che questa squadra poteva avere. Non abbiamo fatto altro che granché che rinsaldare certi tipi di situazioni e basta. Poi chiaramente la risultante dei risultati è soprattutto legata anche alle prestazioni. C'è stata una squadra che ha messo cuore in campo, come magari lo è sempre stato per quando mi dovevo. Ben venga la cosa e soprattutto speriamo di continuare questo viaggio. Ecco, lei mister ha visto la squadra lavorare in queste 2 settimane, è una Procavese rivitalizzata rispetto all'inizio che aveva osservato qualche partita in precedenza? Non vado a giudicare quello che è stato fatto antecedente al mio operato, insomma, mi riguardo solamente che ho Con trovato. obiettività, mister. Ma sicuramente, però, io ho trovato una squadra strutturata probabilmente non in condizioni ideali, però dal punto di vista prettamente tecnico, squisitamente di attaccamento, sicuramente non ha nulla da invidiare a nessun tipo di squadra di questo campionato. Chiaramente, come ho detto prima, c'è bisogno un poco di tranquillità in più, conoscenza e certezza dei propri mezzi, e questo abbiamo fatto. Cominciamo a parlare un po' con la squadra continuamente, giorno dopo giorno, per cercare di farli rendere sicuramente responsabili di quello che sono le potenzialità che tengono e su quello che è stato un passato. Adesso a me riguarda solo quello che è da andare avanti nel miglior modo possibile, cercare di sfruttare al massimo quelle che sono le potenzialità di questa squadra. Mister, lei era stato richiamato dalla proprietà in carica, che era anche quella della scorsa stagione. C'è stato un periodo in cui lei ha preparato le partite, insomma, pur senza poter scendere in panchina. Perché tutto questo tempo? Ma c'era una questione burocratica, insomma, per lo mezzo, per cui il fatto di non andare in panchina c'era la soluzione dell'allenatore Di Maio, che magari c'era qualche perplessità, non sto qua a sindacare il tutto perché non lo so quello che si è potuto accadere. Nel momento in cui c'è stata la potenzialità di poter ovviare a tale situazione, quindi ci stava la certezza che io potessi essere operante a tutti gli effetti, l'abbiamo fatto, insomma, anche se ci sono ancora dei risvolti particolari, però oramai. Sono da 3 settimane qua, è giusto che si continui a prendere le proprie responsabilità ognuno di noi e penso che in primis ce le siamo assunti per quanto ci riguarda io e la squadra e poi adesso c'è bisogno di vedere quello che succederà dietro di noi. È sabato la firma, quando c'è stata oggi? No, è stato ieri sera, come ti dicevo, poi dopo vediamo, insomma, il tutto è chiaro. Non è che è chiarito, non c'era nulla da chiarire, c'era di appianare certe situazioni. Diciamo che siamo persone responsabili. La Serie D quanto si differenzia rispetto al campionato di eccellenza? Ma la differenza esiste, non fosse altro per la potenzialità dei giocatori che ci si ritrovano, ci gioca già con un under in più, c'è molta più professionalità in questo senso, trovi squadre già preparate, anche se magari non è straordinaria, è un'altra categoria, insomma, tutto sommato. Mister, domani c'è il suo debutto ufficiale, diciamo così, sulla panchina della Cavese. Mi diceva Orlando prima, per un fatto scaramantico, Potrebbe essere nello preferisce. stesso posto dell'altra settimana? Non ho mai creduto alla scaramanzia, però chiaramente già il fatto stesso che purtroppo vado in panchina e quindi già abbiamo sfatato il tutto. Quindi eventualmente vedremo come da farsi. L'unica cosa, non sono stato mai legato a queste cose. L'unica cosa che posso eventualmente aspettarmi è quella di fare una buona partita cercando il risultato finale che sia. Un'ultima cosa, domani arriva il Savoia per una partita importante, un derby importante sentito in città. Anche da lei. Diciamo, cosa possiamo dire in occasione di questo derby ai tifosi di Cava? Un appello, un L'appello ai tifosi è messaggio? quello di starci. Già la prima volta che sono stato chiamato proprio da loro, quel fatidico sabato prima della partita con la Vibonese, è quello che noi troverete una squadra che non si tirerà mai indietro tra la fine alla fine per l'obiettivo fissato. Noi assolutissimamente non ci tireremo indietro. L'appello che faccio è quello che magari l'anno scorso non ho avuto il piacere di vedere tanta gente al campo. L'avevo sempre vissuto questa realtà da avversario, se in C e in interregionale quando si veniva qua c'era.
c'era il timore di trovare un ambiente caldo, ma soprattutto un ambiente pulito, però un ambiente caldo. Adesso mi auguro che tutta questa gente si faccia sentire importante e ci dia una grande mano affinché si possano risolvere non problemi solamente in quello del campo, ma anche in altre situazioni che magari abbiamo bisogno. Grazie mister, in bocca al lupo. Ciro Manzi, difensore della Cavese, vigilia di derby, sensazioni, emozioni, stato della squadra? Penso più che sensazione e emozioni, concentrazione massimale. Sappiamo l'importanza della partita di domani, al di là del derby, una partita che ci permette di continuare una scia di risultati che abbiamo intrapreso già da qualche domenica. Quindi il nostro obiettivo è quello di continuare su questa scia e incanalare questo cammino per far sì che ci permetta di risalire la china quanto prima. Allora, ci sono stati due cambi di allenatore, adesso c'è Pietro Pinto. Cosa è cambiato in questa squadra? Vediamo una squadra che si allena con molta più tranquillità e ha trovato anche i risultati. Vabbè, come ho avuto già più modo di esternare il mio pensiero in altre dichiarazioni, penso che ora abbiamo ritrovato una giusta serenità, una giusta tranquillità, questo grazie soprattutto al lavoro del mister che fa ogni settimana, durante la settimana il mister è un grandissimo motivatore, io questo è il terzo anno che ho la fortuna di averlo, quindi conosciamo comunque il suo operato e ci ha trasmesso quella serenità giusta che ci permette di pensare solo esclusivamente al lavoro sul campo e non a tutto il resto. Quindi siamo consapevoli che ora la stabilità che c'è, la serenità che c'è, non possiamo più sbagliare, quindi siamo sgombri da ogni pensiero e quindi dobbiamo pensare solo esclusivamente ai 3 punti ogni domenica. Allora, in questa settimana si è parlato di un Ciro Manzi goleador, però forse si è omesso le grandi prestazioni che fa in difesa. Si pensa volte il gol vale più di una giocata difensiva. Assolutamente, il mio mestiere è quello di non far prendere gol. Io penso prima al, ma non perché guardarsi solo il mio orticello, me ne guarderei bene, è solo che io sono, il mio compito è quello di non far prendere gol. Quindi per me ogni partita che finisce e non abbiamo preso gol è come se avessi segnato. Se alle buone prestazioni a non prendere gol arriva anche una mia segnatura, ben venga, cioè io mi impegno per far sì che tutto vada per il meglio e se i miei gol contribuiscono alla vittoria della squadra, ben vengono. Però il mio obiettivo è quello di non far prendere gol, perché io di mestiere faccio il difensore. Ciro, tu insieme a Claudio sei il Cavese Doc della formazione. Domani arriva il Savoia per questo derby importantissimo per la squadra. Tu da Cavese cosa senti di dire al pubblico, ai tifosi cavesi? Allora, per me ogni domenica, che sia Savoia o che sia San Biase, non fa differenza. Certo, per i tifosi è un derby sentito, comunque dal canto nostro, cioè, tra l'altro io e Claudio siamo due ex, Claudio ha avuto una parentesi più lunga rispetto alla mia, però io comunque sono riuscito a togliermi delle belle soddisfazioni in quel di Torre Annunziata. È una piazza molto esigente, è una piazza come Cavate di Treni, sappiamo che comunque è un derby sentito da parte dei tifosi, noi prometteremo sempre il massimo impegno, ma come dicevo è il Savoia domani, ma se fosse stata anche un'altra squadra il nostro impegno sarebbe stato immutato, quindi noi siamo concentrati sull'unico obiettivo, che dobbiamo continuare, come dicevo prima, a incanalare quei risultati positivi che stanno arrivando. Da Cavese Doc, un messaggio ai tifosi? Io spero che domani ci sia il pubblico delle grandi occasioni, perché comunque abbiamo bisogno del loro supporto, sia morale che anche comunque per noi calciatori è quella spinta in più, quella carica in più che ci permette di raggiungere la vittoria la domenica. Certo, avere il pubblico dal nostro lato è una cosa spettacolare, io sto vivendo delle emozioni bellissime, ricordo ancora come se fosse ieri la partita a Vallo della Lucania dove quando arrivarono in massa a me venne la pelle d'oca. Quindi spero che domani ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e che sia una gran bella giornata di sport coronata dalla nostra tutti vittoria. Tutti allo stadio, allora. Tutti allo stadio, sì certo. Per la Cavese, quella in volo, Ciro Manzi. Grazie.